Okay. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, gruppo teatrale Don Ignazio Garau, Linetto Leone. Forse perché, sì, di qua si preparano tanti lavori teatrali, ma da questa parte si respira un modo di vivere. Inizio subito, signori, permettetemi, perché ci tengo particolarmente. La settimana scorsa, così per me di sorpresa, si sono presentati il sindaco e la vice sindaco e ci hanno consegnato questa pergamena che adesso vi leggerò. Dalla residenza municipale, 16 marzo 2024, il sindaco Stefano Rombi, tributo alla figura del regista teatrale Linetto Leone. Linetto Leone è stato un vero e proprio pilastro della cultura e del teatro a Carloforte. La sua passione e dedizione per l'arte teatrale ha ispirato e guidato intere generazioni di artisti locali. Grazie al suo talento e alla sua visione, il gruppo teatrale di cui è stato cofondatore ha continuato a prosperare anche dopo la sua dipartita, portando avanti il suo insegnamento e il suo amore per il palcoscenico. Oggi, a 10 anni dalla sua prematura scomparsa, l'amministrazione comunale desidera rendere omaggio a Linetto Leone per il suo straordinario contributo alla cultura carlofortina. La sua eredità vive ancora nei cuori e nelle menti di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Grazie Linetto per tutto ciò che hai saputo dare a tutta la comunità carolina. Sei stato e rimarrai per sempre un esempio per noi e per le generazioni future. Questo è stato... Grazie. È stato il saluto che abbiamo accolto commossi io e Antonella. E, cosa dire di mio papà, di nostro papà? E, una passione che è sempre riuscito a trasmettere e grazie a questa capacità a trovare riscontro in tutti i vostri cuori. Mi piace pensare che il gruppo teatrale sia un po' tutta Carloforte, magari sto sognando, sto sollecitando molto la mia immaginazione, però questa favola che sta durando ormai da 50 anni non è un qualcosa di astratto. È vera, è reale. Ovviamente accanto a questa passione c'è il cammino fraterno che Don Ignazio è riuscito a sostenere con tutti i ragazzi di allora e di adesso. Niente, volevo solo ringraziarvi, è un ricordo di nostro papà che a noi personalmente ci scalda il cuore, spero anche a voi attraverso le performance di questo splendido gruppo per il quale ringrazio adesso mia sorella Antonella che riesce a portare avanti con tanta fatica. Grazie, grazie Anto. Niente, adesso vi parlerà un pochino di cos'è questo Feidò,
una passione di papà, Feydeau, un autore francese spassosissimo. Niente, passo il microfono a lei. Stavo vedendo che c'era un pochino di gente ancora in piedi, ma siete tutti seduti, quindi va bene così. Buonasera, buonasera signori. Sarto per signora, è un lavoro teatrale che papà aveva incominciato a preparare per portarlo in scena. Poi, dopo una serie di avvenimenti, non ce l'hanno fatta. A papà piaceva tantissimo, ma proprio tanto, Feydeau. Si divertiva nelle letture e caratterizzava anche i lavori di Feydeau. Avevano portato già il gruppo teatrale nel 98, se non ricordo male, l'Hotel del Libero Scambio, sempre di Feydeau. Questo è un lavoro difficile, difficile però bello, ci è piaciuto da subito a tutti. I ragazzi sono molto bravi. E hanno impegnato tantissimo del loro tempo per provare, no? Per fare le nostre prove, perché comunque un lavoro del genere richiede tanta dedizione, concentrazione, passione e soprattutto divertimento, perché quello non deve mai mancare. Forse è l'ingrediente fondamentale. Sarto per signora è un lavoro che rappresenta così in grandi linee la borghesia, no? Feydeau si diverte a prendere in giro il ceto borghese. Quindi nascono tutta una serie di equivoci. E lui si diverte, man mano prendono forma i personaggi, proprio a ridicolizzarli, a ridicolizzarli nella loro figura. È un lavoro bellissimo in italiano. Carloforte ha bisogno anche di questi tipi di lavori, perché la nostra cultura ce lo richiede. E il nostro gruppo teatrale ha sempre fatto bellissime commedie dialettali, perché siamo legatissimi al dialetto, è la nostra origine, ma il teatro è fatto anche di bei lavori che vale la pena venire a guardare. Aggiungo ancora un'altra cosa, come sempre, il nostro gruppo si ispira ai principi di Don Ignazio e attraverso papà che appunto ci ha trasmesso negli anni. Noi ogni volta facciamo una... doniamo. Ecco, il nostro lavoro è fine a donare, in questo caso è già da qualche anno che cerchiamo di aiutare l'associazione San Rafael Italy verso quei bambini che si trovano in Honduras oppure in Africa. Adesso stanno anche addirittura aprendo altri centri in Kenya, in Congo. E quindi il teatro per noi è metterci al servizio degli altri per creare quelle opere di bene attraverso voi, perché voi ci permettete di portare avanti la nostra passione, non voglio dire il nostro lavoro, la nostra passione, il nostro gioiello, il gruppo teatrale.
Non so se mi sto dimenticando qualcosa, credo di no. Vi ringrazio di essere qui presenti. E godetevi questo bel lavoro, perché è molto divertente, loro sono molto emozionati, anche quest'anno c'è qualche attore nuovo e come sempre, perché è così, c'è quella bellissima amalgama, c'è complicità, c'è la voglia di stare insieme, di fare del bene. Grazie signori, buona serata a tutti. Buon divertimento. Grazie. Piangrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, nelle belle giornate al riposo, narcisetto adocino d'amor. Nelle belle giornate al riposo, narcisetto adocino d'amor. Non vi avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'ondesco color, quel vermiglio d'ondesco color. Non mi avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle torbando al riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle torbando al riposo, narcisetto adocino d'amor. Fra guerrieri a far bacco, grandi scacchi stetto sacco, scoppia in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una barca per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e soglioni, e concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. E non ti avrai quei pennacchini, e non ti avrai quel cappello, e non ti avrai quella chioma, e non ti avrai quell'aria brillante. Che andrai farfallone amoroso, che notte giorno di torno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto adocino d'amore. Delle belle trovando il riposo. Ho ancora sogno. È stupido. È sempre al momento di alzarsi che si ha più voglia di dormire. Questo è dimostrato. Dunque l'uomo dovrebbe aspettare di essere alzato per andare a letto. Ma io sto sbadigliando fino a slogarmi la mascella. Forse dipende dallo stomaco. Lo chiederò al Signore,
Ah, che piacere essere al servizio di un medico. Sia sempre un medico al proprio servizio. E per me, che sono cagionevole di salute, sono di costituzione nervoso-linfatica, come dice il Signore. Sì, qui mi trovo bene. Mi trovavo ancora meglio 6 mesi fa, prima che il Signore si sposasse. Ma non posso lamentarmi, la Signora è incantevole. E visto che bisognava prenderne una, questa era proprio la donna che andava per noi, per il Signore. E per me, coraggio, è ora di svegliare il Signore. E anche questa è bella. La camera del Signore da una parte, la camera della Signora dall'altra. C'è da chiedersi perché mai ci si sposa. Ma sembra che si usi nell'alta società. Signore, Signore, dorme solo. Come? Nessuno. Il letto in là. È implicito che il Signore questa notte non è rientrato. Oh. Sta prendendo una brutta strada il Signore. E la povera sposina dorme fiduciosa. Oh, questo non è bene. Etienne? Signore. Etienne. Il Signore si è alzato? No, no, sì, sì, sì. Cosa? No, no, sì, sì, mi sembrate turbato. Io turbato? È il contrario, Signora, mi guardi bene, io turbato. Sì, siete turbato. Non entrate. Oh, che idea, perché mai? Perché il Signore è malato. Malato? Ma appunto il mio dovere allora? No! Quando dico malato esagero. E poi le finestre sono spalancate. C'è molta polvere di là, sto facendo le pulizie. Come? Mentre mio marito è malato? Ma cosa mai andate raccontando? Ma signora, è fritto! Ma molto peggio per lui. Io ho fatto quel che ho potuto. Etienne? Signore? Etienne, il letto non è disfatto. Mio marito ha passato la notte fuori. Oh, vi faccio i miei complimenti, Etienne. Il Signore deve pagarveli molto bene questi servizi. Ma volevo evitare la signora. Siete troppo caritatevole, vi ringrazio. Oh, dopo 6 mesi di matrimonio! 6 mesi di matrimonio! Ma è spaventato! Povera donna! Povera donna, ma è peggio per lui, gli sta bene perché io in queste cose non transigo. Chi è? Etienne! Chi è? Chi è? Etienne, aprite, sono io! Ah, c'è il Signore! Il Signore ha passato la notte fuori! Sì, come no! Che
Etienne, ma dimmi, la signora sa qualcosa? Beh, la signora è appena uscita di qui. Parla piano! E a giudicare dalla faccia. Accidenti, accidenti, accidenti. Ah, signore, è molto grave quel che fa il signore. E se il signore volesse dare retta a un amico? Quale amico, Etienne? Ma che amico? Io, signore. Etienne, ecco, occupatevi dei fatti vostri, eh? Dio, che notte, che notte. Ho dormito sulla panca delle scale. Sai, è già un miracolo se non mi sono buscato una ventina di reumatismi. Ma prima che mi ribecchino di nuovo al ballo dell'opera, eh? Ah, il signore è andato al ballo dell'opera. Sì, cioè, no, occupatevi dei fatti vostri, eh? Sì, ma è lo stesso. Si vede dalla faccia. E non è necessario essere maliziosi per capire che il signore ha fatto bisboccia tutta la notte. Etienne, andate in cucina. Bene, va. Etienne, andate in cucina, non fatevi urlare che mi sente la signora. Bene, va. Ma prima che mi ribecchino di nuovo al ballo dell'opera, eh? Il cielo mio testimone, io non volevo metterci piede! Ma quel grazioso demonio della signora Obet fa di me ciò che vuole. In linea di principio, mai avere per cliente una bella donna e una donna maritata. L'opera, sì, l'opera per esempio, sì, un suo capriccio. Alle 2 in piazza. E che cosa voleva dire? Aspettami in eterno? Eh sì, e io ho aspettato lì, ho aspettato fino alle 3 come un cintrullo a lei che continuava a non venire. Ma poi quando me la sono vista davanti, sì, quando me la sono vista davanti, la nuda e cruda realtà, e lei che non continuava a venire, me ne sono andato via furioso. Ero stanco, rosso, assiderato, allora torno a casa consolandomi all'idea di un bel sonno, ma arrivo sulla porta di casa, le chiavi, non avevo le chiavi, le avevo dimenticate nell'abito di tutti i giorni. E cosa potevo fare? E suonare il campanello voleva dire svegliare mia moglie, sì, e scassinare la porta, sì, magari, ma non avevo l'occorrente, e allora disperato mi rassegno ad aspettare il giorno e passare la notte sulla panca delle scale. Signori, chi non ha passato una notte sulla panca delle scale non può immaginarsi di cosa si tratta. Sono disfatto, distrutto, assiderato. Ah, mio Dio. Oh, mi è venuta un'idea. E se vi facessi una ricetta? Sì, ma certo. Ma se curo me stesso come curo i miei malati, ne avrò per un bel pezzo. Però potrei chiamare un medico omeopatico. Eccovi finalmente. Ah, sì, ma ti sei svegliata bene, ma come sei mattiniera, mia cara. Anche voi, vedo. Eh sì, avevo un lavoro da fare, quindi... Dove avete passato la notte? Ah, come... Dove avete passato la notte? Sì, ho capito, dove ho passato la notte, ma come, ma non te l'ho detto ieri, no. Uscendo? Non ti ho detto vado da Bassinè? No. Ah, sì, sai, Bassinè è molto malato. Ah, Bassinè. Davvero? Così avete passato la notte da lui? Sì. E tu non sai in che stato si trova Bassinè? Davvero? Sì, pensa che è talmente malato che ho dovuto vegliarlo. Sì. In abito nero? In abito, sì, appunto, dunque, no, ora ti spiego. Vedi, Bassinè è talmente malato, no? Che anche la più piccola emozione potrebbe ucciderlo. E allora, per nascondergli la situazione, abbiamo organizzato in casa sua una festicciola con molti medici, appunto un consulto di medici, e tutti in abito nero, naturalmente. E poi abbiamo ballato, sì, abbiamo ballato sempre per confondergli le idee. E col colera che a lui, col colera che a lui, vedrai che morirà. Sai, è stato divertentissimo, anche perché spesso con i malati bisogna, come dire, usare dei sotterfugi. Veramente geniale, e così Bassinè è spacciato. Ah, è spacciato, non se la caverà proprio per niente. Il signor Bassinè.
Buongiorno, buongiorno. Zitto, tacete, voi siete malato, mi raccomando, siete malato. Io? Sì, sì, sì. Un bel sogno! Etienne, state bene, signor Basinetti! Come vedete? Sì, sì, come vedi sta male, sta malissimo, sta malissimo. Volete piacere, vi dico che voi siete malato! Perché volete che il signor Basinetti sia malato quando lui stesso vi dice che non lo è? Ma che ne sa lui? Non è mica un medico! Come fa? Se ti dico che è spacciato, credimi, sono un medico! Io? Sì, sono spacciato! Sì, sì! Siete spacciato, è quello che vi abbiamo detto, ma e se voi volete morire che crepi pure, ma cosa volete che vi dica? Su, mio Dio, ma cosa dici? Ahimè, è proprio per questo che mio marito ha passato la notte accanto a voi. Oh, aiuto, ecco, ci siamo. Ha passato la notte accanto a me lui? Ma non ne siete accorto, ma volete tacere, volete stare zitto, ma non vi accorgete che state solo combinando voi? No, lasciate stare, ma non lo vedi che sta delirando? Vi dico, se vi dico che siete spacciato, tacete! Decisamente imparato a lui il dottore! Su, via, signor Bassine, curatevi bene! Sì. Devo dire che avete un bel aspetto per essere un uomo in agonia, e considerato anche che è un'agonia che va avanti ormai da un bel pezzo! Perché si tratta appunto di un'agonia cronica! Sono nemmeno mortale! Sì, infatti. È chiaro, mi tradisce. Oh, dirò tutto alla mamma, dirò tutto alla mamma! No, Ivan! Dirò tutto alla mamma! Ascolta, Ivan! Ma insomma, ma non vi siete accorto che sono 15 minuti che state solo combinando guai? Ma non avete la capacità di capire le allusioni? Ma capire cosa? La situazione! La situazione! Ma come? Quale? Se vi avevo messo in malattia avrò avuto le mie buone ragioni, no? E non potevate rimanerci? E permettete? Insomma, che bisogno avevate di venire qui a fare solo confusione? Cosa? Non potevate avere la delicatezza di non venire, no? Come potevo nominare? Ma santo Dio! Ma il giorno dopo il ballo dell'opera non si va a casa della gente che ha scelto voi come scusa per raccontare una frottola! Oh, insomma, ma se me l'aveste detto! Ma santo Dio! Ma ditemi, ma cos'è che volete? Cosa siete venuti a fare? Bene, mio caro! Ecco quel che volete. Sapete, io vengo soltanto quando c'è un piacere da fare. Se è per un piacere, diciamo che questa cosa già un po' mi consola. Oh, esatto, sì. Ma da fare a me stesso. Ah, il favore è da fare a... Certo, mi sembrava strano. Scusate, Massine, ma ho passato la notte sulla panca delle scale e sono un po' stanco, quindi se per cortesia volete fare la cortesia di andare, che sono veramente stanco. Ma non fa nulla, mio caro, non fa nulla, I poveri! Deve arrivare mia suocera da Parigi, quindi capite bene che è il caso che vi lasciate stare. Sì, sarò breve. Ecco di che si tratta. Santo Dio, scusate, che rompiscato. Non è possibile. Il signore ha suonato. Sì, Etienne. Venite qua, Etienne. Dovete liberarvi da questo seccatore. Tra 5 minuti venite e mi portate un biglietto da visita. Uno qualsiasi, non importa quale. Va bene? Così questo costringerà questo signore ad andarsi. Capito. Ho capito. Il rimedio contro il seccatore. Esatto, sì. Sì, voi sapete, un anno fa, in seguito alla mia eredità... L'eredità, vostra eredità? Oh sì, il denaro che mi ha lasciato mio zio. Ho acquistato una casa qui, a Parigi, in Rue de Milan Soixante-Dix. Ah. Soltanto che i miei appartamenti non si riesce ad affittarli. E allora sono venuto qui. E voi avete un sacco di clienti. E per voi chiedere... Sino di farmene affittare qualcuno. Cosa? E voi venite fin qui per dirmi questo? Aspettate, ma non arrabbiatevi. D'altronde, voi non avete nulla da perdere. I miei appartamenti sono così malsani che vi manterrò la clientela. Andate al diavolo! Ma
se voi potete solo pensare che io possa consigliare i vostri appartamenti malsani ai miei pazienti! Ma via! Non tutte! Non tutte! Per esempio, ho un appartamentino alla mezzana. Completamente ammobiliato. Un'occasione. Allora? Era occupato da una sarta che è andata via senza pagare. Ed è una storia molto buffa. Figuratevi che la sarta... Ma cosa volete che mi importi a me della vostra storia, del vostro appartamentino, della vostra sarta? Cosa me ne devo fare io della vostra sarta? Ma permettete, ma non è la sarta! E lo sa bene che non è la sarta! Ma potevate scegliere anche un altro momento per venirvela a raccontare, no? Quando penso poi che mia moglie, povera donna, mia moglie... Oh, è vero, è vero. Voi avete moglie, ahimè, io la mia, l'ho perduta! Andiamo, andiamo, è meglio così. Come è meglio così? No, volevo dire, che disgrazia, che disgrazia. Voi non potrete mai capire cos'è la vita. Sì. Mi è stata portata via in 5 minuti. In 5 minuti, quindi un attacco di apoplessia. No, un soldato. Come un soldato? Sì. L'avevo lasciata su una panchina alla Tuileries, sì. E gli avevo detto: vado dal tabaccaio a prendere un sigaro, e non l'ho più ritrovata. Suonano. Sì, suonano, sì, suonano. Vediamo chi sarà mai, chi suonano, chi sarà. E chi è? Signore. Ditete. C'è un signore che desidera parlarvi, col suo biglietto da visita. Ah, bene, bene, grazie. Beh, signore, vi chiedo scusa, un seccatore, ma non posso fare a meno di riceverlo. Un seccatore? Sì, sì, sì. Ah. Un seccatore? Sì, seccatore. So bene come succede. Fatelo entrare. Io resto qui. Così sarà costretto ad andarsene. Scusa, no, non vuole andarsene, no, mi dispiace. E non è possibile, ma il signore mi vuole parlare a quattro occhi. Ah, beh, allora è un'altra cosa. Sì, mi dispiace. Ma sarebbe il seccatore? No, datemi il biglietto, ma, datemi il biglietto, datemi il biglietto. No, un attimo, un attimo. Chi è? Esci da su. Ma lo conosco benissimo! Sarò lieto di stringergli la mano! Che cosa? Dopo me ne andrò! No, 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 non è lui, è suo padre, è suo padre! Oh, ma non l'ha mai avuto! E allora è suo zio, ma è un suo parente! E poi, scusate, ma non vuole essere visto, abbiate pazienza, subito! Benissimo! Sentite, aspettate nella stanza accanto! Oh, che rompiscatele, ma questo non se ne vuole andare neanche così! Ah, ma vi garantisco che lo faccio stare lì tutta la giornata, eh! Ancora! Cosa c'è? Sentite, mio caro! Sì! Ho un'idea! No, che idea? Se il vostro seccatore vi rompe le scatole! Conosco un sistema aperto gli anni di mezzo! Io... suono? Sì! Vi faccio consegnare il mio bigliettino da visita. Ah. E voi dite che sono un seccatore. E siete costretto a ricevermi. Sì, sì. Va bene, va bene. Però ora andate. Andate di là nel mio studio. C'è anche una bella chaise-longue. Se avete bisogno di dormire, bisogna. Fatevi leggero, andate! Santo Dio! Che rompiscatole! E tieni, qui la situazione è alquanto complicata, E pensare che il signore è medico e non approfitta di questo vantaggio per liberarsi delle persone fastidiose. Pensavo che non volesse più andare via. Pensate. Al posto del signore lo curerei con gli stupefacenti. Ah, no, 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 no. Ho avuto una mattinata anche troppo movimentata, no? E sono alquanto stanco, anzi, cercherò di riposare un poco. Piuttosto, Etienne, fate in modo che nessuno mi disturbi, Nessuno. Sì, nessuno. Sento che non tarderò neanche tanto ad addormentarmi. Ah, devo svegliare il signore. Sì, Etienne, ma domani, anzi no, forse anche dopodomani. Ma se dormo, no. Sì. Allora, ai prossimi giorni, signore. Va bene, Etienne. Buonanotte, signore. Buonanotte, Etienne. Buonanotte, signore.
Buonanotte, Etienne. Buonanotte, signore. Etienne, se non me ne andate, come cavolo faccio io a dormire? Buonanotte. Signore, c'è la signora vostra suocera. Signora, c'è la signora vostra madre. Bambini miei! Dove sono i miei bambini? Mamma! Oh, bambino mio! Ma che cos'è? Un terremoto qui? Suocera! In persona! Ma che pazzia svegliare la gente in questo modo! Oh, figlia mia, caro genero, sì. Beh, non mi abbracciate? Ma sì, era appunto quello che stavo per chiedervi. Ma sapete, lo sbalordimento, l'emozione di addormentarsi senza una suocera e di ritrovarne una al risveglio è sempre un momento in cui capita il turbamento, lo sbalordimento. Ma abbracciatemi, suocera cara! No, mi scuotete così quando uno si è appena svegliato. Dormivate? Eh sì, mi sono appena svegliato appunto. Si vede? Avete la faccia di uno che ha dormito troppo. Eh sì, e siete veramente fisionomista voi. Sì. Ah, bambini miei, come sono felice di rivedervi. Beh, che vi prende al ritorno bagnato la suocera? Non piangere, mamma. Non piango. No, non figuriamoci se piange, sta solo piovendo, ma non piange. Ah, bambini miei, è l'emozione di rivedervi. Sì. Mio caro mulino, è dimagrito. Sì, è dimagrito. Al contrario, tu. Mulino, il matrimonio ha i suoi lati positivi. Sì. Come mai siete in abito nero? In abito. Dovete andare a un funerale. Sì, è per voi. Cosa? No, volevo dire in vostro onore. Già, il signore ha vegliato uno dei suoi malati, mamma. Un malato con un'agonia cronica. Ecco appunto, vedete l'abito nero. Fate il servizio notturno voi? No, ma quando c'è di mezzo un ballo, scusate, un balato, il medico deve appunto prendersi cura dei suoi balati. Avete il raffreddore? Sì, un poco, perché si salta. Yvonne, non gliela prepari la tisana a tuo marito? No, mamma, il marito si fa curare in casa dei suoi malati quando va a fare i suoi consulti coreografici. Eccola, di nuovo. Ma sei veramente acida con tuo marito? Mentacida! È vero che è mentacida! È terribilmente mentacida! Su via! Ma c'è forse uno screzio fra voi due? No, ma qualcuno si è alzato male questa mattina! E qualcuno invece non si è alzato affatto! Su, calmatevi! Sì. Per evitare i contrasti fra marito e moglie non c'è che la suocera. Ah beh sì, è un bel diversivo. Signore. Sì? Il signore di poco fa mi ha pregato di consegnarvi questo biglietto. Lui, ancora lui, ma non è possibile! Ditegli che ne avrò ancora per un mese e che vedo di ammalarsi che poi lo curo io. Andate, tieni. Mulino, che c'è? Sì, no, niente, il mio barbiere, solo che lui la barba la fa venire. Ah, Etienne, sì, per cortesia, andate in camera mia. Là troverete la mia vestaglia. Prendetela e portatela. Avete detto? Ho detto prendetela e portatela. Ah, il signore è molto buono. Ringrazio molto il signore. Non vedo in che cosa son buono nel chiedergli di portare la mia vestaglia. Ma... dite un po', sapete che sono qui? No, ancora! Ma chi mi ha detto state di là? Non dovete venire, state di là! Chi mi ha detto di ritornare? Vi chiamerò!
lasciate? Beh, perché ha una malattia contagiosa. Cosa? Una malattia contagiosa? Sì, oh, la più contagiosa di tutte. Una di quelle malattie che quando uno se la prende non se ne libera più. Eppure mi sembrava un malato molto compiacente. Ecco un altro sasso nella mia piccionaia. Decisamente c'è qualcosa che non va. Sì. Devo interrogare Yvonne. Mio caro Mulino, sì. Volete lasciarmi sola con mia figlia? Devo parlarle. Ma sì, certamente. Quando mia moglie è così di cattivo umore, è bene togliere il disturbo, con permesso, Senti un po', che cos'hai contro tuo marito? Oh, mamma, sono così infelice. Oh mio Dio, che c'hai dunque? Mio marito ha passato la notte fuori. Davvero? E quando? Questa notte stessa e chissà quante altre notti senza che me ne sia accorta. Cosa? Senza che tu te ne sia accorta? Ma bambina mia, ma queste cose si vedono, specialmente di notte. E come? Dove sta la vostra camera? Quale? La mia o la sua? La tua, la sua? La vostra, insomma. Ah, mio marito dorme di qua, mentre io dormo di là. Cosa? Tu di là e lui di qua, dopo 6 mesi! Oh, mamma, succede da molto tempo! Oh, ma è un errore! Un grossissimo errore! Vedi, bambina mia, la camera in comune è la salvaguardia della fedeltà coniugale! Sì! Certo! E tiene unite persino le coppie che convivono liberamente! Ma questo è elementare, è matematico. Io? È contagioso! Oh mio Dio! Ma questo che ci sta a fare qui? Cosa volete? Cosa volete? Da notte o torno a letto? Ma come devo andare a letto? Certo! Hanno tutti qualcosa! Dovrei parlare al dottore! Va bene, glielo dirò! Glielo dirò io! Andate via! Tornate a letto! Ma vi ringrazio! Mi permettete di baciarvi la mano! Cosa? Niente affatto! Tornate a letto! Andate a letto! Via! Via fuori! 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 Della sua giacca.
donna! Ma questo era un indizio! E fra le sue carte? Hai guardato fra le sue carte? No, non le ho guardate! Non le hai guardate! Non le hai guardate! Ma bambina mia, ma non c'è altro mezzo per sapere cosa contengono! Tutte le donne lo fanno! Tuo marito, lasciami fare. Spero che la mamma gli abbia fatto intendere ragione. Mulino? Cara mammina di mia moglie! Non andrò per le lunghe. Sì. Conoscete questo guanto? Le mani! Se lo conosco, sapeste quant'è che lo cercavo? Di chi è questo guanto? Di chi è quello? È mio quel guanto. Ah, vostro? Sì. Di questa misura? Sì, serve appunto perché per allungare le mani, perché se si mette l'indice vicino al polso. Su, via, Mulino! Sì. Questo è un guanto da donna! No, sembra un guanto da donna perché si è bagnato e bagnandosi si è allungato. Ma è la lunghezza? Sì, appunto, è un effetto che si produce sempre quando piove e ci si bagna. E ha preso in lunghezza tutto quello che ha perso in larghezza. Anche voi, mia cara suocera, nel caso vi doveste bagnare, no? Potrebbe succedere che vi allungate. Su, via, Mulino! Sì. C'è la misura! 6.5! No, 9.5 perché l'acqua ha rovesciato il numero. Mulino! Sì. Voi mi prendete per una stupida! Ma no, non più di tanto, non tanto. Ah, Mulino! Se ingannate mia figlia, sappiatelo, avrete a che fare con me. Volete che ve lo dica? Siete un marito abominevole! Vi comportate come un dissoluto! Io? Sì, dissoluto! Voi passate le notti fuori e si scoprono dei guanti da donna nelle vostre tasche! Questa è la colpa dell'umidità! Ah, Mulino, se ingannate mia figlia, sappiatelo! Avrete a che fare con me! Oh, che noia, che noia! Sapete bene che avete moglie! Oh, permettete, eh? E di conseguenza ci avete giurato fedeltà! Permettete, ma non a voi! Voi sapete che per il codice civile la moglie deve seguire il marito, pertanto noi vi seguiremo! Il codice civile dice la moglie, non la suocera! Perché non ci ha pensato? Oh. Genero snaturato, vorreste separare una madre da sua figlia? Oh, sapete che cosa vi dico? Andate al diavolo! Oh. Ah, sì! Cosa? Se siete venuta qui dentro per tormentarmi, no? Dopotutto io sarò anche padrona delle mie azioni e non devo dare conto a voi di quel che faccio! E voi mi avete rotto le scatole! Cosa? Io qui? E sì, vi dirò anche di più! Andate a quel paese! Oh! Oh, mio Dio. Oh. E poi dicono che sono le suocere a incominciare! Quindi volete dire che io sono di troppo in questa casa? Sì, certamente! Se dovete essere motivo di disturbo, sì! E così mi cacciate dalla casa di mia figlia! Io vi caccio, io? Bene, non dovrete ripetermelo due volte! Questa donna... Preferisco andare... me ne vado, perché questa donna farebbe perdere la pazienza anche al Presidente della Repubblica! Tutti uguali! Esattamente come il mio povero marito con quella santa donna di mia madre! Ah no, no! Non passerò la notte qui! Dovessi cercare ricovero al dormitorio pubblico! Che maniera è? Far attendere la gente in questo modo! Dovrò cercare un appartamento a mobiliati, certo! Cercate un appartamento o quello che fa... Ancora volete da me? Andate via, subito! C'è giorno! Oh mio Dio! Oh mio Dio! C'è l'attacco! Cosa volete? Cosa volete? Ma l'ho pensato! Completamente hanno pigliato! Davvero? Dai, subito! Sì, è qui vicino! Invitami alla nostra Sandis! Prego! E ci stavate voi? No! Ci stavate
chiamate voi? No! Non toccate! La sarta! Bene! Figuratevi, è anche una storia buffa quella della sarta! All'improvviso! Bene, bene! Benissimo! È sano che voi sappiate! Oh mio Dio! Dipende! Se è per abitarci! Ma certo, certo! Si capisce! No! Perché talvolta lo si affitta per delle scappatelle! Cosa? Sporcaccione d'acqua! Mi permette! Io sono una donna! Sano! Come tutti gli appartamenti! Finché non ci si busca niente! Soprattutto non la conosco e della sua ce la rimuovino. Tra amici bisogna sempre aiutarsi. Bene! Andrò a vederlo oggi stesso. Potessi affittarlo? Anche questa è bella. Non trovo la mia vestaglia e il genio non si vede e non me la porta. Tutto mio genero. Gli cedo il posto. A quanto pare la cara suocera non si è ancora calmata. Dite la verità. Io rompo le scatole la vecchia. Bene, bene, Basile, Basile, voi siete il benvenuto qui, È la prima volta. Sentite, Basile, ho pensato a quello che mi avete detto. Davvero? Sì, prendo in affitto il vostro ammezzato. Davvero? Sì, signor, giusto. Sentite, a voi posso dirlo, siete una persona discreta. Ho una relazione platonica per il momento con una donna sposata. È stata per lungo tempo la mia paziente. E che cosa aveva? Non aveva niente, e tanto è fatto che l'ho anche guarita, non aveva niente. Piuttosto! E di questo? E cosa diceva il marito? Il marito non lo so, non mi interessa, non lo voglio sapere. Cosa volete che mi porti del marito? Abbiate pazienza, Basile. Piuttosto ditemi, quanto costa il vostro mezzato? 250 franchi! 250 franchi l'anno, ma sì, è regalato! Va bene così! Lo prendo! Scusate! Sì! 250 franchi al mese! Basile, stiamo già aumentando, non va mica bene così! Va bene, mi serve, lo prendo lo stesso, su via! Quando? Come quando? Oggi stesso, no? Accidenti, ma è ancora tutto sotto sopra! E perché ve l'ho detto! C'è tutta la roba della sarta! No, Basile, me lo racconterete un'altra volta la storia della sarta, abbiate pazienza. Per il momento lo prendo e mi andatelo e poi lo farete sistemare dopo. Ma insomma, ma è ancora tutto sotto sopra! Mi andatelo, le ho detto mi andatelo e poi lo farete... Sì, c'è la signora Oberto. Sentite, Basile, perché non andate nel mio studio a preparare il contratto? Il contratto! E te? Ma ti sei messo la mia vestaglia? Si capisce? Il signore mi ha chiesto di portarla e io la porto. Questa sì che è bella. Fate entrare la signora. Buongiorno, amico mio. Cattiva, ma è questo il modo di farmi aspettare all'opera? Oh, mio caro, sono desolata. Sì. Speravo che mio marito se ne andasse per conto suo, così sarei rimasta libera. Ah. E invece non mi ha lasciato per tutta la serata. Oh, sì, l'avevo pensato, Da qualche giorno mi accompagna dappertutto. Ah. Che succedono di queste crisi? Ecco, in questo momento è giù in carrozza che mi aspetta. E voleva salire, ma gli ho detto di rimanere lì. Oh, avete fatto benissimo. Non ci tengo a fare la sua conoscenza. Sapete, mi verrebbero anche degli scrupoli. Ma accomodiamoci, mia cara dolce piccola Susa. Paolino, sì. Io mi sento così colpevole. Perché? Colpevole. Di ascoltare le vostre dichiarazioni. Ma ora è troppo tardi per i ripensamenti. Ma certo. Voi lo sapete, è la prima volta che mi capita. Sì, me l'avete già detto. E questa cosa mi riempie di gioia. Però ascoltate, non posso.
possiamo vederci qui di frequente. Le vostre visite sì sono un buon pretesto, ma che non può durare in eterno, perché la gente che è qui finirà per vedere che venite appunto molto di frequente e comincerà a fare chiacchiere e a insospettirsi, e si accorgeranno che non si tratta di un medico e della sua paziente, no, no, ma di due cuori che si amano. Due anime elette che prendono il volo per il paese delle tenerezze. Per il paese delle tenerezze? E scopriranno tutti gli altarini? Sì, appunto. Però, se voi volete, potremmo vederci oggi stesso in campo neutro. Un campo? Io preferirei un appartamentino, come nei romanzi di Paul Bourget. Sì, ecco appunto, ho affittato un appartamentino in Rue de Milanso a Saint-Dis, a pochi passi da qui la strada che fa angolo, completamente ammobiliato, molto carino. Ah, sentite? Sì. Sono tentata, ma lo sapete, senza seconde intenzioni, senza... solo amore. E te? Sempre, sempre solo amore te. Perché lo sapete, io sono fedele a mio marito. Ah, oh, sì, ma me l'avete già detto. Allora, inteso, oggi stesso, fra un'ora. Sì. Il Rue de Milanso Saint-Dis. Sì. Allarmezzato. Accetta, accetta. Oh, no, ma questo è male, molto male. Murinova, lo sapete, è la prima volta che mi capita. Sì, lo so, me l'avete detto. Accetta, quando in amore ci si mettono le donne della buona società, sono quelle che ti creano meno problemi. Bene, sì. Io scappo. Sì. Signore. Cosa c'è, Tien? C'è il signor Robert. Mio marito. Mio marito, non lo voglio vedere, non mio lo voglio. Mio caro, stavo giusto per scendere. Che ne fai, cara? Ti voglio dire una parola al dottore. No, andiamo, va bene. Mio caro dottore, ero giù di sotto e allora ho pensato, salgo a chiedervi un parere. Vedete, da un po' di tempo che ho degli intorpidimenti, la circolazione del sangue mi si arresta e il naso mi sanguina. Benissimo. Prendete la chiave della sala da pranzo. La sala da pranzo? Ma ci tenete veramente la sala da pranzo? Nei limiti del possibile, sì. La sala da pranzo. Prendetela e mettetela sulla schiena. La sala da pranzo? Ma dottore, ma tutto me... E restate un'ora e mezzo con il naso e la bocca immersi, senza ritirarli, in una bacinella piena d'acqua. Ma dottore, scusate, ma come faccio a respirare? Dottore? Oh, respirate. Purché rimaniate col naso e la bocca immersi, tutto qui. Un rimedio radicale. Ma veramente avrei preferito qualcosa di un po' meno radicale, ecco. Ad esempio, guardate la mia lingua. Ah. Ah. Cosa ne pensate? Ah. Beh. Ah. 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 La mia è più lunga. Ah. Dottore, e poi la vostra è rotonda, mentre la mia è a punta. Ma questa poi, dottore, da lei non me l'aspettavo. Ma io non sono il dottore. Cosa? Non siete il dottore? Ma è la stessa cosa, sono il suo cameriere. Un cameriere? E voi osate parlare con me? Sapete chi avete davanti? Oh, ma io sono un tipo alla buona e poi non ho niente da fare. Accidenti, ma chi ha dato il mio cappotto? Allora, io sono pronto. Mio caro, ecco il contratto. Permettete, non vi ho ancora la
raccontato la storia della sarta. No, non me la racconti un'altra volta perché vado di fretta. Scusate, con permesso, con permesso. Ehi, scusate, il dottore? Non sono il dottore, io non sono... No, non è lei, no, scusi. Non sono il dottore. Siete un passante. Passante come... Allora, lui, il dottore... Mio caro dottore, ma sono rimasto per chiedervi scusa. Chiedermi scusa? Mi oui, carissimo, per le preciose equivoco del cappotto. Del cappotto? Oui. Oh, sì, ma non c'è di che, non c'è di che. E permettete, oui, ho una storiella eccezionale da raccontare. Figuratevi che come inquilina avevo una sarta che all'improvviso... Ma scusate, dottore, ma sapete come è stata audisce mia moglie di su... Di sotto che mi sta aspettando. Sapete benissimo come sono le donne, detestano aspettarsi. Vi piace far aspettare, ma non vogliono aspettarci. E ve lo racconterete la prossima volta. Con permesso, arrivederci. Adesso a chi... Cameriere, permettete, ho una storia incantevole da raccontare. Prego, prego. Come dicevo prima, purtroppo da fare in cucina. Come inquilina, avevo una sarta negli appartamentini di Rue de Milan su a Saint-Dis che... se ne è andato. Cameriere! 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 Lo sapevo! Alla fine succede sempre così! Quando io ho una storia da raccontare, pian piano tutti si dileguano, se ne vanno, o con una scusa, o con uno stratagemma, rimango sempre solo. E io non riesco mai a raccontare nessuna storia, ma in particolare questa, la storia della sarta, e io ci tenevo tantissimo, era così bella, così graziosa, così buffa, e non la posso raccontare a nessuno, e non è giusto, e non è giusto, sempre così, sempre... Bene, signori, la racconterò a voi. Come? 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 Come?